Teatro San Mabile, Spettri di Ibsen con la regia di Cristina Pezzoli dal 10 di gennaio fino al 29. E gli attori, diciamo anche il nome degli attori, così ci ricordiamo tutti chi siamo: Patrizia Milani, Carlo Simoni, Fausto Paravidino, Alvise Battain e Valentina Brosaferro, che sono qui vicino a me, Valentina e Alvise. No, Spettri è un testo importante, un testo universale, un testo che apre un po' il teatro moderno, no? Che fa da apripista, che è non so. Un super classico, fra l'altro. Sì, insomma, certo, è un testo che ha avuto un grande impatto sul pubblico, nel senso che ha creato un grandissimo scandalo quando uscì nel 1881, perché affrontava argomenti così piuttosto scandalosi, come l'incesto, come la pornografia, come la eutanasia, e che quindi è stato sdoganato. E l'ipocrisia sociale e familiare, che esiste ancora. Ma quella fa parte del solo mondo. Che fa meno sensazione adesso, perché se ne è già parlato. Ecco. Lui era il primo a parlarne, probabilmente. Probabilmente a svelarlo, sì. E l'ipocrisia, diciamo che il prototipo dell'ipocrisia in questo testo è appunto la signora Elene Alving, che per tutta la vita nasconde al figlio la realtà del padre, anzi gli scippa il padre, costruisce una figura fittizia perché questo padre non corrisponde ai suoi ideali. Ma naturalmente questa scelta lei la pagherà, perché alla fine rimarrà sola ad affrontare la verità che inevitabilmente torna a galla, perché al fatto non si può sfuggire. È in qualche modo uno degli altri temi, anche quella della crisi dei padri, no? Dell'assunzione di responsabilità rispetto alla figura del padre. Qua abbiamo tre figure maschili, una non si vede mai, che è quella del ministro Alving, il padre Engstrand, carpentiere falegname, e il padre, il pastore Manders. Entrambe tutte queste figure in qualche modo tradiscono l'assunzione di responsabilità di quella che dovrebbe essere appunto una presa di posizione del padre come figura di riferimento. Sì, a parte il fatto che Alving, il ministro Alving, che è il vero padre di Reghine, è morto. Morto da 10 anni, credo. Da 10 anni, sì, ma sincero. È comunque la figura più tragica. Io sono un padre putativo, però non appartengo alla sfera sociale del luogo dove si svolge l'azione, perché loro sono degli intellettuali, io sono classe operaia proprio, un violento che si è preso la responsabilità della figlia, che non è sua, è del ministro Alving, e per 7 anni l'ha tenuta in casa, bastonandola a sangue, con delle volgarità tremende di linguaggio. Insomma, è un elementare, è una specie di forza della natura e un perverso mentalmente, perché si vedrà poi, quando il pubblico verrà a vederci, si vedrà che cosa combina, insomma. Non dovresti stare seduto a tavola tutto questo tempo, Oswald. A me mi pare una cosa così bella, invece. Mettiti nei miei panni, mamma. Torno a casa. Posso stare seduto alla tavola della mia mamma? Nella sala da pranzo della mia mamma? A mangiare manicaretti preparati dalla mia mamma? Oh, che caro che sei! Ma gli spettri sono qualcosa di più, gli spettri sono tutte quelle regole morte, tutte quelle credenze che ci portiamo dietro. Sono gli scheletri nell'armadio. Tutti quei luoghi comuni a cui obbediamo e a cui non riusciamo a sottrarci, che condizionano la nostra vita e ci impediscono di essere veramente liberi, no? Tutto quello che condiziona la nostra quotidianità e le nostre scelte importanti, questi sono gli spettri per Ibsen. Poi gli spettri invece sono anche appunto gli spettri dei personaggi che tornano, no? La figura della mamma di Reghine o del mio marito, ma sono tutto quello che si ripropone e di cui capiamo la negatività, ma che non riusciamo ad evitare, perché è più forte di noi, è marchiata dentro di noi, dice Ibsen. Questi sono gli spettri. Io stasera me ne torno in città. Ancora qua stai? Allora non hai capito. Tu vieni con me. Io con te? Che dici? Tu stasera torni a casa con me.
A casa tua io non ci torno né oggi né mai. Lo vedremo. Sì che lo vedremo. Io che sono stata cresciuta dalla moglie del ministro Alving, io che sono trattata come una figlia qua dentro, dovrei tornare a casa tua, in quella casa lì, ma figurati! Ma che fai? Ti ribelli a tuo padre, femmina! Lo scontro generazionale, vabbè, può esserci, ma in senso costruttivo, perché se ci si mette una generazione contro l'altra, si compie l'atto più stupido che si possa fare. E in teatro e nella vita. Sì, indubbiamente abbiamo riscontrato appunto queste difficoltà, queste differenze che ci hanno messo in una difficoltà però positiva rispetto al lavoro, quindi il tentativo è stato quello appunto di stare in ascolto e cercare di trovare un punto di incontro, perché parliamo semplicemente alfabeti diversi, ma questo non significa che non ci possa essere appunto una condivisione. Rispetto a quello che vedrete poi anche in scena questa sera e le prossime sere, insomma. Allora, dal 10 al 29 gennaio a Teatro San Babila, ovviamente. Vi aspettiamo. Con una doppia sabato pomeriggio e la domenica 15 ci sarà una doppia, e troverete tutte le informazioni, penso, sul sito di riferimento. Grazie.